È una sagra giunta alla sua 33esima edizione. Stiamo parlando della sagra dell'uva di Roccazzo. Siamo all'interno del mercato ortofrutticolo e c'è soprattutto un grande affare. C'è stato un grande affare da lunedì in poi. A inizio settimana si inizia questa valanga di lavori uno dopo l'altro che si susseguono e che tutti assieme dobbiamo ognuno fare il nostro ruolo, quindi andiamo avanti anche la notte perché si lavora anche di notte. Abbiamo una bella annata, il tempo è a nostro favore perché il weekend sarà abbastanza soleggiato. Abbiamo una ottima qualità dell'uva, sia quella da tavola sia quella per fare il mosto e per la mostata, quindi i numeri sono eccezionali. Numeri importanti anche per la preparazione di tutti i derivati? Assolutamente sì, mentre l'anno scorso abbiamo avuto una estate umida e ricca di piogge, quest'anno abbiamo avuto un'estate asciutta, secca, priva di piogge, quindi abbiamo una maturazione spettacolare che è andata alle stelle, un bel colore, degli ottimi profumi del sole di Sicilia, come sappiamo, dà a tutte le cose. Mostardo, gudriduzzi, ma ci sono anche i panini, le patatine e tante altre novità. Diciamo che è una ripetizione degli altri anni. Noi ci siamo sempre migliorati negli ingredienti, nella lavorazione, nelle apparecchiature che abbiamo, perché abbiamo investito tanto su queste cose. La salsiccia, le patatine, la mostarda, i gudreddi, il vino, insomma. E poi abbiamo cercato di lavorare anche dal punto di vista logistico, distribuendo il personale in un modo particolare per fare sì che la gente faccia sempre meno file ed è più servita, ecco, in minor tempo. Allora, qua abbiamo un pentolone, come vedete, che bolle, che ci sono i cavati e i raviolini del mosto di cui abbiamo parlato prima, e tutto questo personale che è alle mie spalle lavora per tutta la gente. In sostanza mancano gli anziani, ma reintegriamo il tutto con i giovani e speriamo che aumentano sempre, perché ci servono. La manodopera è una cosa importante, lavoro anche un po' pericoloso perché parliamo di altissime temperature nella cottura. Allora, in questo spazio ci sono le frittelle, un'altra equipe di persone che si occupano dall'impasto alla frittura, che è una cosa, come dicevamo prima, molto pericolosa, parliamo di alte temperature. Questo pentolone che bolle, si vedono le frittelle che sono quasi pronte da sfornare, diciamo, mentre in altre potete osservare la lavorazione dall'impasto all'olio bollente. Dopo questa fase cambiamo spazio e da questo spazio andiamo nell'altro, che c'è la parte dove viene zuccherata la frittella, che è una cosa molto importante in una cosa molto tradizionale che si chiama Amaida, credo che la conosciamo tutti, dove viene messo lo zucchero, la cannella e poi vengono riempite le vaschette che si danno al pubblico. Qua siamo nel reparto frittura delle patatine, praticamente, altro cibo importante richiesto molto dai giovani, perché vengono anche tanti giovani. Questo lavoro è sempre pericoloso, come dicevamo prima, perché parliamo di olio bollentissimo ad altissima temperatura. Dopo questa fase abbiamo Amaiduzza, detta in dialetto come diciamo noi, dove praticamente vengono riempite le vaschette, messe le forchettine e servite al pubblico. Questo è un contenitore ripieno di salsiccia. La fase successiva è questo attrezzo che è stato creato nel tempo da noi stessi, da un nostro amico falegname, che serve per il taglio e per fare tutte le porzioni uguali, uno dopo l'altro. Ecco,
questo è il sistema. Lui è il mago di questa cosa perché ha fatto sempre questo lavoro e quindi ci fidiamo soprattutto di queste cose, perché questo è un lavoro che bisogna fidarsi e avere personale adatto. Ecco il taglio perfetto, su misura. Questo è il banco più pericoloso, intanto per le persone, perché il fuochista è una persona particolare, quindi da controllare, tenere sempre sotto controllo. Usa il peperoncino piccante, l'assistente, non ne parliamo, è un'altra persona molto pericolosa, quindi bisogna stare attenti. Diciamo che si occupano della parte più privata della sagra, quindi di noi stessi, degli ospiti e degli amici particolari che sono sponsor, eccetera, eccetera. Sai che presentiamo UE Italia, Black Rosé e Leopardo. Questi sono i tre tipi di UE che abbiamo quest'anno qua. Come sempre, l'altro anno abbiamo avuto sempre questo lo stesso. Per i prezzi, per i produttori, come è andato il mercato? Il mercato è andato un pochettino bene, non bene bene, ma comunque si, un po' si è difeso. Ora in questo momento è un pochettino rallentato, però che tutto sommato si sta lavorando. Siamo qui per preparare, questa è una vasca di preriscaldamento, praticamente il mosto dopo che viene sistemato, preparato, annociuto, diciamo tutte queste cose, prima di portarlo ci facciamo un preriscaldamento in modo da perdere poco tempo per la cottura. Perché fra cuocerete o mostata si perde un po' di tempo e allora non si può arrivare a avere, aspettare fine. Con questo riscaldamento si trova già una certa temperatura pronta per essere per la lavorazione. Ecco perché questa vasca per riscaldamento, capito? E poi ogni qualvolta loro praticamente sono pronte, che c'è una, diciamo, pronte, che c'è una guarara pronta, ci dobbiamo avere pronte, subito mettiamo la dose fatta per bene, tanto per mostata, tanto per cuocere, ognuno con la sua dose, e buttiamo da 10 minuti, come incomincia la bolluzione, si può lavorare. Ecco perché serve questa vasca di riscaldamento. Sono contentissimo di tornare a cantare a casa per la mia gente e dopo un'estate molto molto piena di tanti tanti concerti, e tornare a casa è sempre emozionante. Sono reduce da quest'ultimo singolo che è uscito a maggio, sai che ti ho pensato sempre, sono al lavoro per il nuovo disco ed è davvero un'emozione tornare ogni volta a casa e cantare per chi ho nel cuore, quindi sono molto contento. I want you to stay.
Ora già tardi, ma presto, se tu te ne vai.